Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video di BL In & Out. In questo video recensiremo una BL coreana del 2024 composta da 8 episodi, Jazz for Two. Jazz for Two parla praticamente, è una BL scolastica, parla di un ragazzo che vive nella famiglia, ma è una famiglia di musicisti. Ma lui praticamente vuole fare un tipo di musica che al padre non piace, quindi la deve fare di nascosto e la fa la pratica a scuola. Lì però incontra praticamente alcune ostilità, perché lui è un ragazzo comunque molto facoltoso alla sua famiglia, e quindi lui è un ragazzo che non è mai andato in una scuola pubblica. Questa volta è andata anche su una scuola che parla di musica, una scuola che insegna musica, è una specie di conservatorio. E quindi va lì, soltanto che si trova un po' in difficoltà sia con i nuovi compagni sia appunto soprattutto con un altro compagno che sembra dare veramente fastidio che lui suoni un pianoforte che si trova in un'area semi nascosta della scuola che non utilizza più nessuno. Il personaggio protagonista si chiama Sion, mentre l'altro personaggio che poi alla fine incomincia a provare dei sentimenti per lui è Taehyun. Questi due personaggi sono caratterialmente diversi, hanno comunque sia ognuno dei problemi che però incominciano a risolvere. I due protagonisti però sono avvicendati nella storia anche da una coppia secondaria che a me è piaciuta tantissimo, forse anche più della prima, come spesso succede. Questa coppia è formata da Do Hyun e l'attore che lo interpreta è Ang Yeom, che è un idol ed è un cantante del gruppo Omega X ed è un amico di Taehyun, il personaggio quello un po' scorbutico, burbero, che se ne sta un po' sempre da parte sua. Poi c'è il bad boy di turno, che alla fine scoprirà che tanto bad boy non è, o comunque sì, aveva un po' i suoi motivi, ed è Yoha, ed è interpretato da Yong-ha. E questi due formeranno appunto la coppia secondaria, che secondo me meriterebbe assolutamente uno spin-off. Comunque alla fine, tra musica e vari altri tipi di problemi, genitori e asocialità dei vari ragazzi, si va a finire ad un lieto fine per entrambe le coppie. E io assolutamente invito tutti quanti a guardare questa BL, perché secondo me è una delle migliori BL coreane, appunto. E nonostante già il livello qualitativo delle BL coreane sia comunque un tassino superiore rispetto ad altri, escluso il Giappone. Partiamo subito con cosa ci è piaciuto di più in questa BL. Una cosa che ci è piaciuta molto è il fatto che c'è un crossover tra anche i due protagonisti di A Shoulder to Cry On, che è sempre una BL coreana della stessa produzione, dove anche lì i due protagonisti, però proprio i due protagonisti principali, sono anche loro due idol che fanno sempre parte dello stesso gruppo di Ang Yeom, che è quello degli Omega X. Fanno una piccola particina, un piccolo cameo, che però a me è piaciuto veramente, veramente tanto. A me poi i crossover, come ho già detto in passato, piacciono veramente tantissimo tra i personaggi delle varie BL. Un'altra cosa che ci è piaciuta molto di questa BL è appunto il vedere degli idol all'interno di essa. Gli idol coreani molto spesso si prestano a pubblicità ed anche a drama, però per lo più classici o comunque eterosessuali. Quindi è difficile vederli in una BL, anche perché appunto sappiamo che la Corea da questo lato è ancora abbastanza purtroppo omofoba. E invece il fatto che si sta vedendo sempre di più degli idol, e soprattutto del K-pop, che si prestano, danno il loro volto, la loro recitazione per dei drama BL, secondo me è una cosa importantissima ed ha un grandissimo veramente valore. Un'altra cosa che ci è piaciuta tanto è un colpo di scena che si vede verso la fine, e si scopre che praticamente i fratelli maggiori dei due protagonisti in realtà avevano anni prima una storia tra di loro, ed uno di questo poi purtroppo si va a suicidare perché l'altro lo rifiuta, ma non perché non provasse qualcosa nei suoi confronti, perché aveva paura di provare qualcosa, perché come abbiamo detto comunque sia la società coreana dal lato dell'omofobia purtroppo sta ancora, deve fare ancora passi da giganti per debellarla, ma ancora c'è tanto. Quindi per colpa di questo succede appunto la tragedia e si viene a scoprire verso il finale, ed è stato
un pezzo di sceneggiatura inaspettata, veramente un bel colpo di scena che mi è piaciuto veramente veramente tanto, anche se lo hanno gestito secondo me in modo un po' troppo frettoloso, ma questo ne parliamo nelle cose che non ci sono piaciute. Il personaggio preferito per me di Just for Two è Do-yeon. Do-yeon sarebbe appunto il personaggio interpretato dal idol Hyun-jin, che fa parte degli Omega X. Questo personaggio noi, tra me ed alcune amiche che vediamo appunto insieme in BL, lo abbiamo soprannominato Azzurrino. Perché? Perché ha i capelli turchesi ed è veramente veramente carino. Il personaggio è fantastico, è proprio il classico personaggio che a me piace tantissimo e ha per fortuna il lieto fine, che fa parte della coppia secondaria, ma hanno il lieto fine anche loro. Ed è un personaggio, anzi sono due personaggi questi qui, appunto lui e l'altro personaggio, il bad boy, che poi tanto bad boy non è, meriterebbero assolutamente uno spin-off soltanto loro due. Speriamo che qualcuno magari ci pensi e glielo suggerisca. Cosa invece non ci è piaciuto di questa BL? Come per tutte le BL coreane, è difficile trovare qualcosa che proprio non ci piaccia tanto, perché sono fatte sempre abbastanza bene, molto bene anzi, però c'è una cosa che non mi è piaciuta. Avevano questi 8 episodi, ma secondo me potevano aggiungerne magari un paio per allungare un po' di più il dramma finale e la questione appunto dei due fratelli maggiori. Secondo me è stata troppo affrettata, è stato affrettato tantissimo appunto il dramma che avviene ai due protagonisti. Secondo me quella situazione meritava di essere guardata un pochettino meglio e quindi avrebbe avuto bisogno di un po' più di spazio nel finale della BL, soltanto questo qui. Va bene anche così, è una bella BL, assolutamente da guardare. Però secondo me se avessero aggiunto un paio di due episodi, appunto, dovrebbero allungato un po' di più il dramma finale, sarebbe stato ancora ancora meglio. Se vi è piaciuta questa video recensione su Just for Two, allora condividete, mettete mi piace, scrivete anche voi sotto al video cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto di questa BL e ci rivediamo a un prossimo video di BL In and Out. Sarangue.